Amici di Calabria Food Porn, buongiorno. Oggi vi porterò ad Acri. Andremo a fare una food experience visitando posti particolari e soprattutto nella magna roba buona. Sto aspettando Alessandro di Santrope Food che è appena arrivato. Siamo arrivati ad Acri, ma guardate l'insegna, fantastica, old style. Secondo me fa un caffè della Madonna questo. Gasparo! Ma quanto sei bello! Prima tappa Mac Yo! Lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti? Picchialo un bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti. Ho trovato una vittima che ci offrirà la colazione da Mac Yo. Oggi sei il nostro cicerone. Pancake umano, cioccolato fondente, pistacchio e ci sbricioliamo qualcosina di sopra. Più che un pancake è la nuvoletta di Dragon Ball, cioccolato fondente, pistacchio, un'aggiunta di Cheerios, pan di stelle sbriciolati e il biscotto pan di stelle al centro. E secondo voi non l'assaggio? Monica, sei pronta? Prontissima, non parliamo la mia nutrizionista. Ma quale nutrizionista? Ci ha raggiunto il modello di Acri. Facciamo anche la paletta. Fabiano Panzini, Fabia, sei pronto pure tu? Sono pronto, sono pronto. Aspetta un attimino, scusami. Bravo, mangiala qualcosa, vabbè. Ti vedo sciupato. Infatti ho perso un po' di chili. Sì. Ma voglio dire, hanno mangiato tutti. Può mancare la vacca da combattimento? Merdala. Impavido, sei il brevardo dei blogger. Alessandro, lo sai come si dice? Che il dolce chiama sempre il salato. Oliva Pizza Amore, il maestro mosaico della pizza in teglia. Per la guida 50 top pizza e secondo solo un certo Gabriele Bonci, che del resto è il suo maestro. Scusate se è poco. Ma Antonio Oliva sa il fatto suo, come cuoco ha diverse esperienze, tra cui l'ex Celsor a Roma e il Four Seasons a Milano. In questo mosaico di roba io ho già scelto quella con carpaccio di manzo, funghi cardoncelli, mozzarella e patata dell'asile GP. E l'altra con tonno scottato, cipolla di Tropea stufata e polipo. Vi faccio una domanda facile facile. Secondo voi stiamo godendo? Caro Ale, ti giuro, questo è l'ultimo giro che facciamo. Ti porto al Panoramic perché assaggiamo due cosine al volo, poi ce ne andiamo, ti giuro. Panoramic è il punto di riferimento per Acri e paesi limitrofi della ristorazione del mondo beverage, dove la materia prima non manca, ma nemmeno la gentilezza e la cordialità. Io sono come San Tommaso, se non vedo non credo. Facciamoli cucinare a sti giovani. Salvatore, ma sono pipe e patate o sbaglio? La poesia, pipe e patate. Padellate di pipe e patate like facili, signora, vai, vai! Quanti anni di cucina, signora? 40. 40 anni solo? Mazza! Questo è l'antipasto e sinceramente ve lo consiglio. La calabresità a tavola, dagli insaccati ai formaggi, al miele, a quello che vedete là sopra, è tutto a chilometro zero. Saranno 6 mesi che Salvatore mi dice quando viene a provare la nostra pizza padellino con le farine semi-integrali. Beh, mozzarella di bufala, pizzottello semisecco, broccoli di rape, acciughe del Cantabrico e basilico, proviamola. Di roast beef cotta nella sua essenza, cottura lenta al forno. Sì. Bella!
va bene, pizza padellino, il panino, ottimo ristorante, dicono che fanno pure la pizza, controlliamo. Vai, non imbrogliare che ti osserviamo, hai capito? Non imbrogliare. Ovviamente non è una pizza napoletana, è una pizza con il bordo più basso, croccante, saporito e profumato. Stiamo preparando una margherita gialla fatta con la passata di datterino giallo. Io ci ho trovato un difetto, ma ve lo dico dopo. Senti, io so che c'è la mascherina. Sì. Ma mi hanno detto che sei interista. Sì. Questa cosa avrà un giudizio negativo a prescindere. Eccolo qui il difetto, la mozzarella a pasta dura. Non mi piace proprio l'effetto che dà sulla pizza. Preferisco sempre la fior di latte. Ale, te l'avevo detto, un assaggino di margherita gelosa, la pizza padellino, un leggero antipastino, niente di che, tutto made in Calabria, e poi il panino con roast beef. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Deve pur farlo sempre. Guarda che bello. Un padellino, praticamente quasi una focaccia. Ed eccola qui, sua porcosità, il panino con il roast beef e la salsa BBQ fatta direttamente dai ragazzi del Panoramic. A mio modestissimo parere, eccezionale. Mi sento sazio. Bravo Salvatore, mi siete piaciuti. Grazie. La mozzarella a pasta dura sulla pizza. Ci rifaremo, dai. Va bene. Caro Alessandro, considerazioni finali da Acri. A colazione si può fare. Sì. Pizza in teglia, abbiamo trovato un angolo di paradiso. Al Panoramic si mangia bene. Ma sta mozzarella a pasta dura sulla pizza. Intanto ho esaudito il tuo desiderio, mozzarella in acqua.